Giulia Salzano. Giulia Salzano. Giulia Salzano. Vergine fondatrice della Congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore di Gesù. Giulia Salzano. Dagli iscritti. Il lamento di Gesù a Santa Margherita Maria Lacoque di riparare le infedeltà delle anime a lui consacrate. Deve risuonare nel cuore di tutte le suore catechiste, che devono essere come tante fiamme ardenti di amore per il Sacro Cuore. Ma non potremo soddisfare gli altrui peccati se non ripariamo i nostri. Noi, suore catechiste, dedicate al Sacro Cuore, con speciale consacrazione, dobbiamo svolgere con ardore e slancio di fede l'apostolato nostro specifico nella Chiesa e apportare il nostro contributo alla grande impresa di estendere nel mondo il regno del Sacro Cuore. Bisogna sacrificarsi e consumare la propria vita per le anime, senza ripiegarci su noi stesse. No, no, lasciatemi andare. Gesù mi aiuterà. Lo farò sempre il catechismo, finché avrò un fil di vita. E poi, vi assicuro, che sarei contentissima di morire facendo il catechismo.
o madre dei catechisti, che vivi con Cristo in Vangelo dell'eternità, ci affidiamo a te, attratti dalla tua santità. Siamo di poca fede, insegnaci a ricercare il volto di Dio. Siamo incerti e speranze, aiutaci a capire il futuro di gloria per la fedeltà a Cristo. Santos ab obribus Christi fidelibus pronunciari, Beatos Stanislaum Casimircic, Andream Beset, Candidam Maria Maiesu, Maria Macruce Macillop, Iuliam Salzano et Baptistam Varan. La Beata Giulia Salzano nacque a Santa Maria Capovetere, Caserta, Italia nel 1846. Rimasta orfana del padre, la piccola Giulia venne affidata ad un istituto delle suore di carità dove maturò la sua formazione umana e cristiana. Conseguito il diploma di maestra, ricevette l'incarico di insegnante nella scuola elementare di Casoria, Napoli, dove si trasferì con la famiglia. Ben presto Giulia, animata da una intensa devozione al cuore di Gesù, manifestò il suo carisma non solo di educatrice, ma anche di catechista, collaborando con dedizione nella catechesi parrocchiale ai bambini della prima comunione e organizzando laboratori di cucito per l'arredamento delle chiese povere. In tal modo si consolidò in lei l'intenzione di fondare un istituto religioso che avesse come precipua finalità l'educazione religiosa delle giovani generazioni. Superando notevoli difficoltà, nel 1905 nacque la Congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore. Giulia proseguì nella sua attività di catechista senza trascurare nessuna categoria di persone, dai fanciulli ai giovani, agli adulti e persino ai militari della Prima Guerra Mondiale. Il suo impegno educativo, svolto con fede e competenza, fu unanimemente apprezzato non solo dai fedeli, ma anche dalle autorità civili. L'intenso impegno nella fondazione e la passione per l'apostolato non diminuirono nemmeno durante le frequenti crisi di angina pectoris, una delle quali, nel 1929, le fu fatale. Sua Santità Giovanni Paolo II nel 2003 la annoverò tra i beati. Ad honorem sancte individue trinitatis, ad exaltazione fidi catholici et vite cristiane incrementum, autoritate Domini nostri Jesu Christi, Beatorum Apostolum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita et divina obis epius implorata, ac diplumor plurimorum fratrum nostrum consilio, Beatus Stanislaum Casimircic, Andream Beset, Candida Maria Maiesu, Cipitria Ibariola, Maria Macruce Mechelop, Iuliam Salzano, esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter sanctos pia devotione reculi debere, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Nel secolo XIX in Campania, nel sud dell'Italia,
Il Signore chiamò una giovane maestra elementare, Giulia Salzano, e ne fece un'apostola dell'educazione cristiana, fondatrice della Congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore di Gesù. Maria Giulia comprese bene l'importanza della catechesi nella Chiesa e, unendo la preparazione pedagogica al fervore spirituale, si dedicò ad essa con generosità ed intelligenza, contribuendo alla formazione di persone di ogni età e ceto sociale. Ripeteva alle sue consorelle che desiderava fare catechismo fino all'ultima ora della sua vita, dimostrando tutta se stessa che se Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, nulla bisognava anteporre a questo compito. L'esempio e l'intercessione di Santa Giulia Salzano sostengano la Chiesa nel suo perenne compito di annunciare Cristo e di formare autentiche coscienze cristiane.